la vetrina delle idee. La tua azienda, il tuo negozio, la tua attività sotto i riflettori per parlare direttamente agli ascoltatori, per far conoscere ai consumatori i prodotti, le iniziative, le promozioni, le eccellenze del territorio. Benvenuti alla vetrina delle idee. Questa mattina torniamo a parlare con Ambiente Servizi. Abbiamo con noi Gianluca Giusti. Buongiorno Gianluca. Buongiorno Moreno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Oggi vogliamo parlare di qualcosa di nuovo, perché Ambienta, un'azienda in crescita, sta cercando del personale. Allora diamo questo spazio a Gianluca per capire che cosa sta cercando. Ma noi cerchiamo innanzitutto persone anche da formare, quindi persone che non hanno nessun tipo di esperienza, ma che abbiano la volontà di lavorare, la volontà di mettersi in gioco e la volontà di crescere insieme a noi. Quindi la nostra ricerca è mirata soprattutto al settore delle pulizie. Il settore delle pulizie, chiaramente, come si può ben capire, è un settore che ha orari particolari, non gli orari classici, dalle 8 alle 5, perché noi lavoriamo quando gli altri non lavorano. Quindi questo deve essere il concetto base. Dopodiché viene fatta una prova, quindi un affiancamento con un responsabile per 15 giorni e se tutto va bene poi si viene inseriti all'interno dello staff di Ambienta e da lì vengono affidati dei cantieri fissi, quindi cantieri che ogni settimana verranno ripetuti nelle cadenze, quindi al lunedì si fa questo, al martedì si fa quell'altro, al mercoledì e così via. Come ho detto all'inizio, possiamo anche formare noi le persone, quindi possiamo anche partire da la formazione base e specifica che è obbligatoria quando si inizia a lavorare. Dopodiché passiamo anche alla formazione teorica e pratica nel settore delle pulizie. Quindi prima di andare nei cantieri dai nostri clienti, comunque le persone sono già formate, perché capisci che è anche importante sapere la differenza tra un prodotto acido e un prodotto alcalino. Certo. Sembrerebbe facile dire, beh, cosa ci vuole? Prendi uno stracciolino, pulisci, ma non è così. Cioè, non è così, esatto, non è così. Quindi, chi fosse intenzionato, per dire, a provare questa nuova esperienza lavorativa con voi, vi deve innanzitutto chiamare, farete un colloquio, non so se sarai tu, dopodiché ci sarà un piccolo corso, dico bene, esatto, dopodiché... esatto. Lui prenderà posto, o lei, chi sarà, giorno per giorno entrerà in una squadra che andrà avanti con quello che deve fare. Certo, poi valutiamo anche persone già formate, anche persone con esperienza. Diciamo che all'interno di Ambienta vengono comunque dati degli incentivi al raggiungimento degli obiettivi, c'è un sistema di welfare aziendale e quindi tutte queste cose fanno parte di una crescita che secondo noi deve essere simultanea da parte di entrambi, cioè cresce l'azienda e cresce anche il dipendente. I colloqui vengono fatti dalle ragazze che lavorano in Ambienta del settore produttivo e dopo il colloquio si decide se la risorsa è idonea o non è idonea. Nel caso in cui fosse idonea, anche lì si decide se la risorsa è già formata, fa un percorso, se la risorsa è da formare, fa un altro tipo di percorso. Comunque penso che sia interessante
che le persone sappiano che Ambienta ricerca personale e si può provare ad entrare a far parte del nostro staff. Quindi non c'è bisogno, come hai detto, di avere delle competenze particolari, eccelse, per poter entrare nello staff Ambienta? No, secondo me la cosa principale è avere voglia di lavorare e avere voglia di mettersi in gioco e comunque provare un'esperienza nuova se uno non l'ha mai provata e dare tutto quello che si può al raggiungimento degli obiettivi, ecco. Io direi che queste sono le cose necessarie e ricordarsi che chi fa il lavoro di pulizie ha degli orari particolari, quindi non sono orari comuni di lavoro, perché è chiaro che se uno cerca un lavoro tradizionale dalle 8 alle 5 non è questo, però è chiaro che secondo me ha molti vantaggi, perché comunque il poter gestire la propria vita con un lavoro a turni può avere anche il suo lato positivo, non è sempre negativo. Certo, praticamente poi dalle 8 alle 5 uno se ne può andare anche in giro per i fatti suoi e poi dalle 5 può lavorare. Senti, ti volevo fare questa domanda: quanti tipi di prodotti per le pulizie esistono, più o meno? Ma prodotti per le pulizie ne esistono tantissimi, cioè fai conto che noi che comunque abbiamo ristretto la gamba a pochi prodotti, perché noi abbiamo prodotti per la manutenzione che vanno in tutti i cantieri fissi e quelli sono 7-8 prodotti, poi c'è tutti i prodotti per gli sgrossi, poi c'è i prodotti particolari come le cere, i trattamenti, comunque all'interno del nostro magazzino secondo me ci saranno 70-80 referenze, ma noi non abbiamo tutto, quindi ci sono dei prodotti che prendiamo quando ne abbiamo bisogno, quindi di referenze ce n'è tantissime. Gianluca, ti avevo fatto questa domanda sì, proprio per collegarmi al fatto che voi fate un po' di pratica a quelli che pensate di assumere. Sì. È importante capire la differenza che c'è fra 50 prodotti, perché altrimenti vado lì, spruzzo e poi posso far solo dei danni. Ma infatti al di là dei prodotti, che sono molto importanti e bisogna capire a che cosa servono e capire che, per dire, un detergente per i pavimenti non è vero che se io ne metto di più viene più pulito, è proprio l'incontrario. Io ne metto di più e viene più sporco, perché comunque mi lascia degli aloni nel pavimento. Ma l'altra cosa importante da sapere è quando vai all'interno di un ufficio o comunque di un'abitazione, sapere quali sono le priorità, cioè cosa va fatto prima rispetto al dopo. Cioè, faccio per dire, tu apri la porta di un ufficio, cosa fai? Da dove inizi a fare le pulizie? Tutti dicono: io inizio dalla scrivania o dal tavolo. Non è così. Tu devi iniziare dalla deragnatura. Perché se io pulisco il tavolo e non ho tolto le ragnatele, dopo, quando le vado a togliere, posso sporcare ancora il tavolo. Ok? Sapere come si mette un sacchetto dei cestini, mettere un sacchetto nei cestini è una cosa banale, ma se non lo annodi per bene, quando uno mette dentro qualcosa il sacchetto va dentro e cade. Cioè, questi sono i segreti del mestiere e visto che noi cerchiamo di alzare sempre il livello qualitativo da dare ai nostri clienti, sono tutte quelle cose che fanno sì che quando uno vada nei cantieri sappia già tutte le varie cose e sia formato. Bene, allora ricordiamo che dovete telefonare oppure mandare una mail, adesso ce lo facciamo dire da Ambienta, e vi ricordo che il curriculum ideale è quello di essere seri e aver voglia di lavorare. Esatto.
Esatto, e possono chiamare 051 030 1105, mandare il curriculum all'email info@ambientaservizi.it. Bene, io Gianluca ti ringrazio, spero che tu possa trovare del personale. Vi ricordo che non importa essere dei maghi della pulizia, perché ci penserà l'ambiente a mettervi in regola e vi insegnerà tutti i trucchi. Io ti auguro una buona settimana e do appuntamento a te e ai nostri ascoltatori alla prossima trasmissione della Vetrina delle Idee. Buona giornata a tutti. Ciao Moreno, ciao a te e a tutti. La vetrina delle idee. La tua azienda, il tuo negozio, la tua attività sotto i riflettori per parlare direttamente agli ascoltatori, per far conoscere ai consumatori i prodotti, le iniziative, le promozioni, le eccellenze del territorio.